Nel giorno di massimo allarme per la Campania, l'Irpinia in controtendenza con 11 casi Covid, 4 però solo a Baiano. E il sindaco Enrico Montanaro annuncia nuove misure per fronteggiare la corsa del virus. La situazione di Baiano in realtà è diventata molto difficile, soprattutto nelle ultime ore. Stiamo registrando un aumento vertiginoso dei casi. Non credo che adotteremo un lockdown, ma adotteremo solamente delle misure puntuali. Domani non si effettuerà il mercato settimanale. Il comune è regolarmente riaperto dopo il caso di positività? Sì, abbiamo fatto uno screening di tutti i dipendenti, sono risultati 3 dipendenti positivi, qualcuno è rimasto in isolamento, però insomma siamo riusciti con quelli rimasti in un certo senso a rimettere in funzione la macchina amministrativa, a garantire un po' tutti i servizi essenziali, così come pure con la scuola, ma ripartiamo. A Mugnano del Cardinale chiuso e multato un noto bar perché trovato aperto alle 5:15 del mattino anziché alle 6 come disposto da ordinanza della regione. Intanto anche stamattina ambulanza in sosta davanti al pronto soccorso del Moscati, 4 i casi sospetti transitati costretti ad aspettare ore prima di essere accettati al triage. La palazzina Covid sempre più piena e il NURSIND, sindacato degli infermieri, lancia l'allarme: rischiamo di tornare ai numeri di marzo-aprile con il timore di contagi tra gli operatori sanitari. Resta comunque un atto gravissimo del sistema sanitario regionale non aver previsto un incremento dei posti letto deputati a pazienti Covid. Noi ci auguriamo vivamente di non rivivere la stessa situazione dei primi mesi, insomma, dove abbiamo sofferto e dove soprattutto gli operatori sanitari hanno già pagato un prezzo troppo alto.